Buongiorno, bentrovati. Buon venerdì 13 ottobre. Oggi la Chiesa ricorda, la Chiesa Ambrosiana ricorda Santa Margherita Maria Alacoque, Vergine. Margherita nacque in un paese della Borgogna nel 1647 e visse una giovinezza disagiata, afflitta dalla povertà e dalle malattie. A 24 anni entrò nel monastero delle Visitandine di Paray-le-Monial, dove il Signore la chiamò con doni straordinari a percorrere la via della perfezione. Ebbe numerose esperienze mistiche che la portarono a esaltare e diffondere il culto del Sacro Cuore di Gesù. Dopo molte incomprensioni e amarezze, ebbe la gioia nel 1686 di veder celebrare nella Chiesa la festa liturgica del Sacro Cuore, che poi dal loro monastero si diffuse in tutta la Chiesa universale. Purificata e consumata dall'amore appassionato di Cristo, del quale era stata l'ardente annunziatrice, Margherita morì a 43 anni il 17 ottobre 1690. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo. Parola del Signore. Il discorso escatologico del Vangelo di Luca si chiude con questo forte invito alla vigilanza. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Vegliate in ogni momento pregando. La vigilanza. Occorre vegliare, occorre stare attenti, occorre pensare sempre a Dio. Vegliate in ogni momento pregando. La preghiera diventa la sveglia per la nostra anima, e la preghiera costante risveglia la nostra anima all'attenzione a Dio e ci mette in guardia, ci permette di stare attenti, di evitare di essere travolti dalle dissipazioni, dalle ubriachezze, dagli affanni della vita. Che il Signore ci doni di essere davvero vigilanti, perché la nostra vita è breve e passa in un battibaleno, ma se la viviamo con vigilanza e desiderando l'incontro con il Signore, avremo la grande gioia di incontrarlo e di essere accolti nella pace. E già vivendo però, vigilando giorno per giorno, la nostra vita assume già il gusto dell'eternità e diventa piena di speranza, pur in mezzo alle sofferenze e alle prove. Che il Signore quindi ci doni di desiderare l'incontro con Lui e di vegliare sempre. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.